Penso che ora ci stia proprio proprio bene la metafora del suo arresto, che si intitola Incontrando Caronte. Bene, ce l'ascoltiamo live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network. Fosse arrivato il momento, ma il destino beffardo presenta il suo conto. Improvviso quel giorno lungo il cammino, ho incontrato Caronte sopra un barchino, e un sogghigno mi dava con la sua bocca, oscurava i miei occhi e le mani mi tocca. Con la voce sottile mi dice pianino, vieni a bordo con me che ti porto lontano, in un posto che tu non hai mai visitato. A me il nome all'inferno e sarai sbalordito. Le sinistre creature sembravano vive, e una porta di fuoco dalla nebbia si vide, e Caronte alzando una fiamma improvvisa segnalò il nostro arrivo, la porta si apriva. Dopo tanto silenzio sentito nel viaggio, sentì chiaro un lamento come un messaggio, e varcato il portone tra il mondo e il dolore, mi trovai d'improvviso senza più cuore. Un sinistro figuro si erse davanti, con la voce imprecava il nome dei santi, ma la fede che vive arde ancora dentro, volò fuori dal corpo con un candido intento. Il suo soffio incantato spense tutto il dolore, il portone che chiuso fu divelto dal cuore. Improvviso sentì il mio corpo volare, il mio angelo forte mi venne a salvare, senza rendermi conto del passare del tempo. Ero già via di lì, non avevo tormento, mi posò sopra un prato ricco di fiori e mi disse vai via, ritorna là fuori, metti in moto il tuo cuore ed accendi il coraggio, tu sei vivo e non morto quel giorno di maggio. Metti in moto il tuo cuore ed accendi il coraggio, tu sei vivo e non morto quel giorno di maggio. Live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network. Beh, un applauso.